Una serata meravigliosa dedicata a questa donna straordinaria, Lucia Granati. Lucia, un'ematologa a carattere nazionale, una donna strepitosa, la quale è riuscita questa sera al Serena Beach a riunire 100 persone, tutte amiche, quindi una serata dedicata all'amicizia. E come dice Lucia, 50 anni di amore per la medicina, 50 anni di amore per l'argentario e 50 anni di amore per tutto quello che la circonda. Lucia, una grande serata, complimenti. Grazie, volevo dire anche 50 anni di fotografia. Io vedremo che poi una delle canzoni preferite mie è Il Vagabondo, perché oltre a stare sempre seduta sui libri a studiare, di questo sono molto contenti tutti i miei pazienti, io adoro girare soprattutto per l'Italia e questo viene sempre trasmesso attraverso tutto il mio programma fotografico. Stasera è una serata sensazionale, correlata da tante persone che sono arrivate, una delle quali è la musica live di Francesca Lacolla, che ricordiamo che è la corista di De Gregori e di Venditti, quindi un'eccellenza anche questa sera. Sì, devo dire grazie a Paola che mi ha aiutato in questa serata. Abbiamo riunito Francesca Lacolla, alcune amiche mie importanti che sono Maria Vaccari, che è la presidente dell'International Women Forum, Caterina Federici, che è la presidente dell'Associazione Umbra, e in ultimo, che è presente qui, naturalmente un applauso proprio a Paola, che è presidente di un'associazione di Accademia d'Arti e d'Immagini di cui io faccio parte. Esatto, io sono orgogliosa di avere all'interno come accademica dell'Academy of Art and Image Lucia Granati, una vera eccellenza a livello nazionale, un'ematologa veramente singolare. La ringrazio di cuore per tutto quello che fa, per coloro i quali in questo momento, tra l'altro, vi devo anche dire che lei è da un anno che riesce a dare delle risposte per quanto riguarda il Covid, quindi è una donna a tutto campo che è riuscita a salvare anche delle persone in relazione ai consigli che lei dà in questa sua chat. Ti ringrazio moltissimo, infatti questo è un programma che mi prende parecchio e sai com'è nato? Quando è iniziato il Covid io ho detto: che cosa posso fare? Dico, se vado in trincea mi fanno fuori perché sono già pensionata e quindi muoio, invece allora faccio una cosa, faccio una chat che dura da 2 anni e mi rendo disponibile per tutti gli amici e ho dato da 2 anni consigli, non solo consigli, ma ho mandato delle persone allo Spallanzani, al Gemelli, continuo a dargli tutti i consigli possibili e immaginabili e li seguo passo per passo e di questo sono molto fiera e continuo ancora questa chat. Come ematologa invece, Lucia Granati, dove la troviamo? Adesso mi trovate all'Ars Biomedica, perché naturalmente gli anni passano, io sono andata in pensione, sono stato un professore associato di ematologia all'Università La Sapienza, sarei potuta andare in pensione definitivamente, ma io amo troppo il mio lavoro e quindi praticamente continuo a lavorare all'Ars Biomedica, che tra parentesi è una clinica nuovissima, bellissima, dove i macchinari sono splendidi, soprattutto sono carini anche tutto il personale e quindi quando voi volete mi trovate lì. Che è l'ex Villa Flaminia, o sbaglio? Sì, corsi e ricorsi storici, perché la storia vuole che Villa Flaminia fu fondata da mio padre. Wow. E io le prime mie guardie le feci proprio Villa Flaminia, quindi dopo 50 anni sono ritornata lì. Che meraviglia, niente nasce a caso, e niente nasce a caso perché andremo a vedere adesso le emozioni con le fotografie che verranno proiettate in quel telo meraviglioso affinché i tuoi amici questa sera possano visionarle, perché lei fa parte di tanti concorsi, fa delle foto straordinarie, quindi andiamo a vedere le foto di Lucia Granati. Buona serata a tutti, grazie.